Allora, sono qui con questo documento che ho trovato su internet. Cercando per caso ho trovato questo scritto, questa ricerca universitaria sul confronto del metodo LUIS per il dimensionamento di una ruota dentata, però metodo LUIS modificato. Che poi sono andato a vedere su quest'altra ricerca qui che ho trovato e spiega revisione del metodo di Lewis, del metodo bending a flessione, ok, di questi qua è del 2020 e dunque poi andrò a vedere come è stato modificato questa revisione, ok, dunque faccio questo video proprio per ricordarmi perché dopo magari mi dimentico, passa un po' di tempo perché ci vorrà un po' di tempo, nel senso che devo andare a rivedere, devo andare a vedere questo bene e a questo punto poi andare qui a farlo. E dunque ci vorrà un po' di tempo, ma faccio questo video proprio per ricordarmi. Allora, la cosa più interessante è come sono le condizioni al contorno, cioè nel senso qua ha messo fisso, da come capisco io, dopo bisognerà un pochino indagare, qua ha messo fisso e poi qui è su un dente, da come ho capito io, ma dovevo vedere, ma penso proprio di sì, viene messa la forza, viene spiegato poi nel PDF, viene spiegato punto per punto cosa usano e così via, è dunque molto chiaro e si avvicina molto alla teoria di Lewis, dimensionando così, cioè usando una simulation di SolidWorks in questo modo qua. Dunque si potrebbe aggiungere benissimo alle mie lezioni in cui io creo con i ragazzi una ruota dentata ad evolvente perfetta, però ripeto, devo farlo io per poi portarlo in classe. E naturalmente ci vorrà tempo perché, come ho detto, devo rivedere quello là. Dunque, lo step sarebbe, uno step è spiegare la nuova, innanzitutto capirla io prima, poi spiegarla. E poi, avendo una ruota dentata, perché questa ricerca presuppone che uno abbia una ruota dentata perfettamente ad evolvente col fianco del dente. Io ce l'ho, fare queste condizioni a contorno è molto semplice, capibile e a questo punto si può confrontare i due risultati. Questo è un punto di forza sul fatto, oltre dal punto di vista didattico, quello che sto facendo, perché qualche collega mi contesta il fatto che io faccia perdere, secondo lui, secondo alcuni, faccio perdere tempo ai miei alunni per la costruzione della ruota dentata, in realtà io penso che sia altamente didattica il saper costruire una ruota dentata perché ci dà i parametri fondamentali di una ruota dentata. Se la costruisci, a mio avviso, capisci quali sono gli elementi fondamentali una ruota dentata, invece di avere tutta quella teoria che poi alla fine uno si dimentica subito. Ma questo è un altro punto di forza. Se io, sulla mia attività didattica, se io ho questa ruota dentata, posso anche simulare la resistenza. E dunque mi aiuta anche a collegare la meccanica pura col disegno. Dunque, mischiare le due materie, che in realtà, anche se pur diverse, sono collegate. E questo è, diciamo, a mio avviso, un punto di contatto. Altra considerazione è che il 3D è fondamentale. Altra polemica che salta fuori, il 3D è solo, asservito alla messa in tavola. No, ormai io penso che questo sia ormai assodato, il 3D è importante e diventerà sempre più importante della messa in tavola, perché poi la messa in tavola finirà,
c'è già l'MBD in Solidworks dove posso mettere le quote nel 3D. E dunque, poi l'altro vantaggio dell'MBD è ancora eccezionale, che io se quoto nel 3D in un attimo faccio la messa in tavola già con tutte le quote, con le tolleranze geometriche, già tutto bello ordinato. E dunque semplicemente questo video è per, primo, ricordarmi, perché poi voglio crearmi ad hoc una serie di lezioni e diciamo giustificare la mia, ancora in più la mia attività didattica. Vabbè, spero che sia stato utile e interessante. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.